Amici di Ciccio Riccio, Ernia, senza tante parole, così, senza giri di parole, perché voglio subito incontrarti e parlare di te e della tua musica. Intanto complimenti e benvenuto su Ciccio Riccio. Grazie, ciao, grazie mille. Allora, iniziamo a parlare un po' dall'ultimo, no? Dall'ultimo capitolo, che è Ferma a Guardare, che praticamente è il singolo, devo parlare anche in termini abbastanza commerciali, che la canzone mi piace di più, però è il singolo che rappresenta davvero la dualità di questo Gemelli, di quest'album che insomma è venuto fuori a giugno dell'anno scorso, e devo dire che rappresenta davvero la tua dualità e la tua versatilità nel mondo della musica, senza steccati, o sbaglio? Sì, beh, ferma a guardare. Guarda, quando io ho fatto il disco trovavo che Ferma a Guardare rappresentasse questa dualità molto di più. Perché per quanto super classico poi sia diventato, ecco, una hit, è andato tantissimo, è passato un po' ovunque, ecco. Sì. Ferma a guardare è molto più lontano dal mio mondo, è molto più lontano dalla mia zona di comfort di quanto non fosse super classico. Cioè, super classico per quanto poi, ecco, sia stato catalogato come un pezzo pop, un pezzo in realtà ha molto urban al suo interno, anche come è strutturato il pezzo, è uno storytelling, è quasi, guarda, il ritornello è strutturato come un pezzo rap di quelli un po' più vecchi. Ferma a guardare invece è proprio un altro mondo. Cioè, guarda, quando io l'ho fatto ho detto sembra una roba Britpop. La prima versione, ci dicevamo in studio, sembra un po' Britpop, ci dicevamo, e c'era il producer di Ross, che è un producer napoletano, che mi diceva, cavolo, sembra veramente qualcosa degli Oasis, sembra quel mondo lì. È vero, musicalmente l'originale, diciamo così, no, mi riportava al British, no, in qualche modo. Sì, no, ma quando l'abbiamo fatta ci siamo accorti che era quello, cioè era quello, no? Però sembrava quello, sembrava un rifacimento di quel mondo. E quindi io lo trovavo molto più lontano di quanto non è stato super classico. Cioè, Ferma a guardare, secondo me, tu hai detto bene, rappresenta bene la dualità che io poi ho voluto riportare all'interno del disco. E tra l'altro voglio dire che Ferma a guardare, nella versione remix con i Pinguini Tattici Nucleari, appunto rappresenta la dualità del mondo, tra virgolette, perché a me non piacciono gli steccati, non mi piacciono i generi, a me piace la musica, esiste un solo tipo di musica, la musica buona, il resto non esiste, perché insomma diciamo che nella musica non ci trovo tanti steccati, ci trovo più che altro delle emozioni, o mi ci ritrovo. E quindi all'interno di Ferma a guardare io ho la tua visione è quella dei pinguini che si sono avvicinati incredibilmente al mood, come dire, originale del pezzo. Quindi, ma vi conoscevate da prima? Cioè, c'è stato una briefing? Ci conoscevamo prima, loro hanno fatto veramente un lavoro eccezionale, perché sai, quando si parla di remix si pensa sempre, sì, vabbè, hanno aggiunto una strofa, hanno fatto il compitino, no? Almeno io parlo per me, quando leggo remix dico, sì, vabbè, hanno fatto veramente giusto per portarla a casa. Invece hanno lavorato, i Pinguini Tattici Nucleari hanno lavorato il pezzo veramente come se fosse un pezzo loro, cioè hanno riarrangiato tutta la base, tutta la strumentale risuonata da capo, hanno aggiunto il cantato, lo special finale, hanno fatto le voci alte sul ritornello in maniera che io potessi fare solo le basse. Che ovviamente, non essendo loro dei cantanti veri e propri, io canticchio, per me fare le voci basse è più facile che fare le voci alte, e quindi ecco, anche poi nella resa poi live mi hanno fatto a me un grandissimo favore. Quindi no, sono stati veramente eccezionali, loro sono stati dei veri professionisti. Prima non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti in questa occasione in maniera profonda, perché ti hanno proprio preso l'anima rifacendo il pezzo. Tra l'altro è proprio interessante perché parla appunto dell'incertezza dell'amore, di questi alti e bassi, no? Nell'amore, nei sogni che ci sono nelle coppie, e quindi è bella l'espressione, un monolocale sui navigli
figli in 40 metri mi hai chiesto credi all'amore, che praticamente è una risposta già data, una domanda retorica, come si dice, no? Ed è vero, perché poi uno si sofferma e pensa che il successo di un certo tipo di urban, o comunque un certo tipo di pop, se vuoi, un certo tipo di musica, diciamo così, è proprio quella di ritrovarsi nel testo e ovviamente essere trasportati dalla musica, no? Perché questo, certo, è fondamentale. Certo. E quindi la stessa cosa è successo col Superclassico. Noi abbiamo avuto un autentico colpo di fulmine con Superclassico, ed è vero, te lo dicevo prima di iniziare questa nostra chiacchierata, diciamo, pubblica. Con Superclassico noi abbiamo conosciuto, non so che genere possa essere, abbiamo conosciuto Ernia, per me è una persona molto profonda, che passa dal cantautorato italiano, e quindi si vede che hai studiato, come si dice, alla vita di tutti i giorni, raccontata così, senza snobismi, senza, in maniera diretta, no? Anche nelle cadute, nelle luci, nelle ombre, anche qui c'è la dualità. Sì, certo, sì, certo. Beh, sai, quando si parla di Superclassico, c'è sempre questa cosa qua. Tu prima mi dicevi che non ti piacciono gli steccati, neanche a me, e quindi dicono sempre è pop, è indie, è un rap cantato. Sai, la cosa che non è importante, la cosa principale che deve arrivare è mi rappresento o no. Cioè, ecco, ci sono tante cose, cioè mi coinvolge o no. Tu prima dicevi la buona musica, io divido la musica in bella e brutta, e soprattutto in mi rappresenta o no. Cioè, io quando l'ascolto sono emotivamente coinvolto in questa cosa. Ci sono delle canzoni bellissime che però a me non arrivano, perché non sono emotivamente coinvolto in queste. Certo. Superclassico ha avuto questa forza, ecco, di rappresentare tante persone. È una storia, è l'inizio, sì, lo svolgimento e la fine della storia, e quindi rappresenta un po' tutti, perché tutti vivono quelle emozioni, vivono quelle situazioni, vivono quella normalità. Indipendentemente dall'età, nel senso che comunque, no, ecco, indipendentemente dall'età, quando si è coinvolti in amore o comunque nella vita in determinate situazioni sentimentali, è ovvio che l'età non c'entra, perché tutti possono provare. E qui mi leggo alla vostra intervista, quella che avete fatto su Zoom con Riccardo, in cui parlate, ma insomma, dicono che noi facciamo musica indie, quindi per ragazzine. Ecco, questa cosa non ti deve, no, prendere di tanto, ti frega. La musica indie è per quelli più grandi. Appunto, intanto. Se tu ci pensi, banalmente, guarda, ridevo prima con Riccardo, gli dicevo, guarda, voi avete, loro hanno circa 500.000 ascoltatori mensili meno di me su Spotify, loro fanno i palazzetti, io non faccio i palazzetti, perché io sono un rapper e ho ancora buona parte del pubblico del rap, che nella maggior parte dei casi sono adolescenti. Sì. E quindi gli adolescenti non hanno veramente quei 10 euro in più per permettersi il biglietto per andare al palazzetto. Invece tutti gli artisti indie, per gli artisti indie è la normalità fare un palazzetto, perché il pubblico è più grande, quindi ecco, 10 euro in più, i 30 euro di biglietto li spendi, capito? Perché magari lavori, sei universitario, c'hai il lavoretto, oppure magari veramente vivi da solo, stai lavorando, e quindi ce li hai quei pochi euro in più, che invece a un adolescente pesano, giustamente, perché li deve andare a chiedere. E su questo si vede, l'indie è per i più grandi, non per i più piccoli. Vedi. I più piccoli in questo momento stanno ascoltando la musica urbana cannone. Sì, vabbè, anche perché si sentono molto rappresentati anagraficamente, no? Certo, però ecco, mi riferivo al falso pregiudizio, no? Di chi considera, sì, che musica è falso anche poi ai fatti è falso, cioè non rappresenta la realtà. No, assolutamente no, quindi si parla, ecco perché della musica non bisogna mai parlare, deve essere stringate, poi soprattutto ascoltarla nei live. A proposito, quanto, lo so, e qui bisogna fare un momento di riflessione, però diciamo che il 2021 dovrebbe essere, diciamo così. Sai, magari d'estate qualcosa come è stato per l'anno scorso, che si sono riusciti a fare dei piccoli eventi all'aperto, distanziati l'anno scorso. Guarda, ricordo una data a Perugia, eravamo in un parco e c'erano i ragazzi seduti, distanziati 1,30 m l'uno dall'altro, davanti e di lato, sembrava di fare l'esame di Stato, sembrava, mi sono messo in cattedra.
Quindi è veramente, cioè, frustrante. Dici, cosa sto facendo qua esattamente? Non era esattamente nei piani farlo così. Speriamo nel 2021 qualcosa. No, più che altro ci si augura veramente che nel 2022 si riapra a tutti gli effetti, ecco. Dai. Radio Le Altre, noi Ciccio Riccio, un saluto da Ernia. Grande, grande davvero, è stato un grande piacere, al di là di questi steccati, di come, sì, come abbiamo detto, davvero. Giorgia, grazie. Sì, grazie a te, Marcello. Ciao, spero di vederti presto, davvero. Io live ti voglio vedere. Dai, esatto. Assolutamente sì. Okay. Dai, incrociamo le dita e grazie ancora per questo bell'incontro. Grazie a te. Grazie a te. Ciao Marcello. Ciao.